Dunque, ci manteniamo quindi in questo giro considerazioni generali. Su articolo 1 e 2. Non si sente niente. Allora, in realtà noi intitoliamo Codice dei Beni Comuni. La prima parte riguarda la disciplina della proprietà, cioè l'articolo il libro terzo del Codice Civile, quindi forse la leverei questa intitolazione Codice dei Beni Comuni, direi prima disciplina generale. Poi credo su questo punto siamo tutti d'accordo, in fondo anche vi siete intesi alla fine, perché è chiaro che tutti siamo d'accordo che ci sono delle utilità funzionali alla tutela dei diritti fondamentali che ricadono su qualsiasi bene a prescindere dall'appartenenza. Questo credo sarà un punto di arrivo dei lavori della Commissione, che trova d'accordo anche Maddalena. Lì dove invece è un punto delicato è quello della disciplina dell'abbandono e dei limiti proprio alla proprietà individuale. Cioè, quindi la cose che mi lasciano perplessi sono queste. Innanzitutto quindi l'articolo 5, direi, che è il primo accenno all'abbandono protratto, che poi ritorna successivamente quando all'articolo 20 si parla del protratto abbandono, si applicano in queste ipotesi del 2947 del codice civile. Su questo punto credo che una simile modifica non può scivolare, richiede una riflessione più accorta. E soprattutto, ecco, nell'appunto che avevo fatto vedo senz'altro la possibilità di un regime sanzionatorio molto severo sull'abbandono, che magari possa sfociare in una sanzione pecuniaria che si trasforma in una misura cautelare sul bene, quindi in qualche modo per questa via considerare una possibilità di riappropriazione del bene che venga abbandonato dal privato. Modificare in modo così radicale la disciplina della proprietà privata, su questo sono un po' perplessa. Quindi diciamo l'articolo 1, la definizione fino al primo capoverso mi trova d'accordo. Forse appunto su 4 e 5 già secondo me dobbiamo riflettere con un po' più di attenzione. Sono norme che non possono essere diciamo scivolate lì in una disciplina dei beni comuni e hanno una ricaduta molto più pesante. Sì, tu tieni conto che noi lì avevamo preso una grossa parte del linguaggio che abbiamo utilizzato e preso da leggi speciali vigenti. Ho evidentemente evidenziato tutte le parti nuove rispetto all'articolato, diciamo, che noi c'eravamo. E la novità che emerge, ecco, mantenendoci fino al capo 2, quindi fino all'articolo 4, c'è questo abbandono, l'abbandono protratto, questa è la grande novità. E su questo credo che ci dobbiamo confrontare in modo non è una per il resto ci sono. Forse come stile io sono per un articolato molto più sintetico, meno discorsivo, ma questo appunto è una scelta di forma, non è di merito, perché per il resto sono d'accordo. Su questo fine dell'articolo 4, 5, forse c'è una numerazione un po'. Di che articolo parli in particolare? Io parlo del primo articolo 5, in realtà ce ne sono due di articoli 5. Sì. Ah, è vero. 5 capo terzo. Vabbè, insomma, questo lo intitoliamo 5 bis per intenderci. Ah, giusto. È vero, sì. E qui per la prima volta compare l'abbandono protratto. L'abbandono protratto del bene può determinare la perdita, secondo quanto disposto al presente codice. E qui dice, rintacchiamo sull'azione di rivendicazione, di imprescrittibilità, cioè è un intervento pesante. Sì, che si basa su noi lì ci siamo basati su questa legge del 72, se non sbaglio, relativa all'abbandono di fondi rustici, sì. Cioè sostanzialmente che è diritto vigente nel nostro paese, e quindi avendo in qualche modo
verificato una generale idea per cui la non prescrivibilità della proprietà è un lascito di una concezione assolutistica del piedistallo della proprietà privata, no? Per usare terminologie grossiane, è proprio un lascito ideologico nel senso più stretto del termine, che tra il resto è già stato in parte derogato sui fondi rustici proprio in virtù della loro natura produttiva, della loro capacità di generare ricchezze importanti e quindi di avere una generatività legabile ai beni comuni. Se detto quel principio lì, è possibile estenderlo, poi possiamo discuterne. Il punto, quello che a me interessava fare, e questo anche per il discorso semantico che facevi prima, è riuscire a fare un codice il più possibile che faccia il più possibile uso del diritto vigente. Cioè, quello che noi secondo me riusciamo a fare qui è recuperare da una fitta coltre di dimenticatoio della storia, se vuoi, tutti quegli interventi legislativi in materia di proprietà che specialmente negli anni 60 e 70 avevano dato un qualche senso all'idea di funzione sociale e che sono diritto vigente, anche se molto dimenticato. Allora, se noi questi li mettiamo in un quadro sistematico, cioè se questi pezzettini di diritto vigente li facciamo diventare parte di un quadro sistematico, quello diventa un sottosistema nel senso hirtiano del termine, non so come dire, quindi suscettibile a sua volta poi di interpretazione giurisprudenziale estensiva e non più di semplice deroga ad un sistema preesistente. Quindi questo era un po' anche dal punto di vista semantico il fatto che noi in qualche modo qui parliamo alla giurisprudenza, a chi parla questo codice. Certo. Riflette in qualche modo quelle che sono le necessità che emergono dai luoghi dove ci sono le lotte, ma si rivolgono alla giurisprudenza dicendo: tu giurisprudenza sei, come dire, il formante capace di riflettere questo tipo di questi tipi di trasformazioni. Quindi questa era un po' la cosa. Comunque questo è un punto importante, sono d'accordo che non è che può farsi passare la chetichella, però insomma è anche proprio il tema. Però anche sì. Però forse anche sì, ecco.